Benvenuti, siamo arrivati al quarto e penultimo incontro di questo ciclo di seminari dedicato ad Aldo Capitini nel 50 anni della sua scomparsa. Avevamo aperto questo ciclo con Giuliano Pontara, poi abbiamo proseguito con Antonino Drago e continuato con Adriano Fabris. Oggi invece è la volta e diamo il benvenuto qui alla Scuola Normale di Roberto Mancini. Roberto Mancini che professore ordinario all'Università di Macerata di filosofia teoretica, però insegna anche economia umana all'Accademia d'Architettura dell'Università della Svizzera Italiana. È membro del direttivo dell'Università per la Pace delle Marche, ha al suo attivo numerosi articoli e saggi di etica, antropologia filosofica, teoria della verità e filosofia della religione. Ed oggi ci parla di fondazione ed efficacia della non violenza, la via di Aldo Capitini, e quindi senz'altro gli lascio la parola e lo ringrazio ancora di essere qui con noi. Grazie. Allora, buon pomeriggio. Con piacere vi propongo questa possibilità di riflettere insieme sull'opera di Aldo Capitini. E vi dico subito, il mio approccio non è di tipo filologico, cioè per ricostruire nel dettaglio le movenze del suo pensiero. Direi che è un approccio di tipo ermeneutico, cioè vuole mettere in prospettiva il percorso aperto da Capitini nel contesto del mondo globale in cui ci troviamo. Allora, i punti focali di questa riflessione sono, da un lato, la chiarificazione del tipo di fondazione della non violenza, vedendo anche da un punto di vista, diciamo così, tecnico, per chi si occupa di filosofia, che è un tipo di fondazione molto particolare ma non meno rigoroso di quello che abitualmente viene inteso come un tipo di fondazione logico-argomentativo. In realtà vedremo che c'è un rigore anche più comprensivo, un rigore maggiore, che è di tipo esistenziale e non toglie nulla a quello logico-argomentativo. L'altro elemento è la questione sempre ricorrente, sempre posta, dell'efficacia. E in fondo alla violenza difficilmente si chiede se lei è efficace, quasi si dà per scontato. Pensate che nel nostro concetto di rivoluzione c'è quasi il pregiudizio per cui la rivoluzione sarebbe una rapida presa del potere mediante la violenza, sino a dire quella cosa, diciamo quantomeno impropria, che la violenza è levatrice della storia. In realtà invece la non violenza deve subito scusarsi della sua presunta difficoltà ad essere efficace e quindi deve produrre argomenti per mostrare, normalmente un interlocutore piuttosto scettico, capite, è difficile convincere qualcuno mediante argomenti teorici, e allora deve scusarsi e dimostrare che forse può avere una sua efficacia, e allora bisogna inoltrarsi su strade tortuose per capire, ecco, quale possa essere. A mio avviso invece c'è un'efficacia molto essenziale, molto concreta della prospettiva di Capitini, e l'ipotesi che vi propongo è che proprio nel mondo globalizzato che noi oggi conosciamo, sia la prospettiva di Capitini sia la lettura del mondo globale diventano in qualche modo più nitidi, si chiariscono a vicenda, e vedremo che fondazione ed efficacia sono fortemente interdipendenti. Ecco, però è necessario, anche per avere un approccio concreto, in maniera molto sommaria, molto rapida, provare a tracciare un quadro del tipo di mondo in cui ci troviamo, perché sicuramente per molti aspetti in un certo senso è diventato più violento. La violenza, direi, ha informato di sé le logiche organizzative del mondo, e quindi non ne parleremo tanto come di uno scoppio irrazionale di aggressività. Ecco, quando dirò violenza non pensate a una violenza episodica, reattiva. Pensate alla violenza istituzione, alla violenza istituzionalizzata, razionalizzata, che diventa appunto sistema di potere su scala planetaria. Ecco, in che mondo siamo oggi? Mi scuso dell'ampiezza della domanda e della pochezza della risposta, ma credo che un approccio concreto richieda questo orientamento. Come voi sapete, quando si propone un approccio astratto a un tema, si approfondisce il tema e basta.
Quando invece tentate un approccio concreto, oltre al tema, bisogna chiarire il rapporto tra il tema e noi. Dove siamo noi mentre pensiamo quel tema? Cioè noi dobbiamo entrare nella visuale. Allora l'approccio è più concreto, perché molte delle nostre valutazioni dipendono dalla prospettiva che oggi noi abbiamo. Per quello dicevo un approccio ermeneutico, non puramente filologico. Ecco, allora, mondo attuale, potremmo recuperare la grande promessa della modernità, che in fondo, a differenza di tante altre epoche, civiltà, mentalità della storia, forse la modernità si caratterizza per aver promesso al singolo una libertà di autonomia e di autodeterminazione che è veramente una novità nel panorama, diciamo, dell'evoluzione storica. Con una mano la modernità promette questa autonomia, questa autodeterminazione, e ancora oggi sono parole cariche di fascino, di attrattiva nella mentalità corrente, e però con l'altra mano, in modo molto più pesante, fattualmente incisivo nella storia, la modernità si segnala non tanto perché è l'epoca dell'autonomia individuale, si segnala perché costruisce società complesse dove la complessità, nel senso proprio sociologico e dei rapporti di potere, significa che il mondo costruisce un suo ordine attorno a dei grandi sistemi formalmente organizzativi, ma sostanzialmente di potere, che tendono a procedere in modo automatico. E già sentite dall'aggettivo automatico, vuol dire che scavalca la libera iniziativa, la coscienza, la responsabilità, la reversibilità che noi potremmo invece voler introdurre nel funzionamento di questi sistemi, e facilmente noi diventiamo delle pedine incastonate dentro questo funzionamento. Ecco, Marx a modo suo ne parlava in termini di alienazione sistemica, cioè gli esseri umani costruiscono dei sistemi organizzativi che però diventano i padroni, non i servitori. E noi diventiamo i servitori. In una rilettura, in questa chiave, probabilmente il primo che si era accorto di questo è stato Hegel, che passa per un filosofo della conservazione, dell'ordine, del reale che è razionale. Hegel aveva colto, in un certo senso, con maggiore radicalità di Marx, il pericolo della società dell'astrazione. Cioè, diceva lui, di una società non informata dalla spiritualità, dal Geist, ma di una società dell'intelletto protocollare, quello che divide, scompone, spezza i rapporti vitali e riorganizza il mondo secondo una logica di potere, non secondo, diciamo, il movimento dello spirito. E si vede nei testi hegeliani che lo spirito non ci ha fatto questo trionfo garantito, rischia per il pericolo che l'intelletto astrattivo prenda storicamente il sopravvento sul suo cammino. Allora si potrebbe in questo senso dire, diversi interpreti la chiamano così, noi siamo nella società dell'astrazione, dove astrazione non significa solo che noi che siamo concreti, gli animali, le piante, le relazioni, diventiamo astratti, ma significa che le logiche astratte che confermano se stesse in modo autoreferenziale, loro diventano concrete. Allora, l'ordine del mondo viene oggi da molti studiosi qualificato come entropico, c'è uno studioso fiammingo che usa l'espressione l'impero delle entropie, dove entropia in senso lato è inteso, primo, la dispersione irreversibile di energie fondamentali non solo della natura ma anche della condizione umana, di pensiero critico, di democrazia, di coraggio, di conoscenza, dispersione irreversibile. Cioè la nostra società non conta sul meglio della condizione umana, sulle espressioni più alte della nostra identità umana, conta semmai sul degrado, conta sulla disumanizzazione, oltre che sulla devastazione, evidentemente autolesionista, della natura. L'altro significato di entropia, lo sapete, significa aumento del disordine in un sistema chiuso. Tradotto per noi vuol dire noi non abbiamo un ordine del mondo, abbiamo un disordine globalizzato, fatto di cosiddette crisi strutturali, di squilibri, di accelerazioni dei processi di disgregazione,
Cioè noi non cerchiamo l'equilibrio, l'armonia, la composizione, la pace, noi acceleriamo i processi di disgregazione. Ora, i sistemi di questo tipo sono almeno cinque. Il primo, chiaramente, il mercato e l'economia a guida finanziarizzata, che vuol dire un'economia a rovescio, sinteticamente, insomma, pensata per il benessere del capitale, ma non per rispondere ai bisogni umani e per tutelare gli equilibri naturali. Cioè un'economia che non dà lavoro, che desertifica la natura, che semina la disperazione un po' in tutte le generazioni, e qualunque civiltà lucida l'avrebbe già da tempo licenziata e superata. Noi ce la teniamo stretta come se fosse la fonte della nostra salvezza, invece è la fonte della nostra rovina. Quindi un'economia finanziarizzata è veramente astratta, autoreferenziale e nociva. E è solo il primo sistema. Il secondo lo chiameremo tecnocrazia, cioè quando la tecnologia non diventa un mezzo che tu usi, ma diventa un elemento avvolgente che condiziona le modalità dell'esperienza umana. Fenomeno più grave, più evidente, è l'accelerazione delle nostre esistenze, l'accelerazione dei consumi, l'accelerazione delle pratiche sociali. Ad esempio in borsa, lo sapete, non investono gli esseri umani, investono i programmi dei computer, che noi umani siamo troppo lenti e quindi investono i programmi, oppure decidono gli algoritmi. Cioè sentite che a poco la tecnologia diventa tecnocrazia, sistema globale, difficile da governare, difficile da riportare a un controllo democratico. Terzo sistema, il sistema mediatico, quello che forse si riassume nella parola post-verità. Cioè non conta la realtà, non conta la storia, no, nei suoi risvolti positivi e negativi, conta la rappresentazione che il sistema mediatico, ovviamente ispirato da interessi di potere, tende a fare della cosiddetta realtà alle masse che utilizzano i vari strumenti di presunta informazione. Tant'è vero che chi fa eccezione, un giornalista d'inchiesta, un giornalista coraggioso, o va sotto scorta o viene eliminato. E questo non solo in Turchia, in Afghanistan, anche da noi, insomma, anche un po', è una patologia in tutto il mondo. Quarto sistema, la rete delle burocrazie, quella per cui se tu sei un medico, sei un insegnante, non conta come tu lavori, conta come fai la certificazione che deve specchiare quello che formalmente dovrebbe essere il tuo lavoro. Certificazione chiamata di qualità, ma di qualità non c'è nulla, è tutto completamente quantitativo. Dalle prove invalsi per i bambini fino ai sistemi di qualità delle aziende, delle università, degli ospedali. Questa rete burocratica è una ladra che toglie, ruba energie agli esseri umani e li invischia dentro procedure assolutamente insensate, che però sono uno strumento disciplinare di dominio, e loro vanno in automatico e non consentono che noi facciamo eccezione. Da ultimo, una clamorosa parola rovesciata, la geopolitica, apparentemente una politica per la terra, una cosa che Capitini avrebbe molto apprezzato, ma in realtà è una parola rovesciata, è la rissa permanente tra gli stati, tra i governi più aggressivi, con questa patologia ai limiti del ridicolo, per cui oggi ogni stato dice prima io. Se un marziano oggi vedesse la Terra, avrebbe gli Stati Uniti che dicono prima l'America, la Russia che dice prima la Russia, l'Ungheria, la Polonia, l'Austria, adesso anche noi italiani diciamo prima l'Italia. Il pianeta è lo stesso e dobbiamo imparare a convivere. Non è possibile continuare a dire prima noi. La svolta lucida di intelligenza, se non etica, direbbe di declinare l'avverbio insieme. Cioè la politica significa imparare a convivere, a coabitare il pianeta senza distruggerlo e senza distruggerci. Ma la direzione della geopolitica è opposta. Allora, perché richiamo questa situazione? Certo non per catastrofismo, ma perché Capitini oggi è ancora meno utopistico di come in genere è stato giudicato nel mondo laico, nel mondo cattolico, nel mondo marxista, in Italia veramente. È stato ed è un marziano, perché non appartiene a nessuna delle identità storiche, a nessuna delle, diciamo, famiglie ideologiche che hanno, almeno che avevano, segnato la storia del nostro paese, quindi è rimasto un po' incompreso, quasi una figura patetica, illusoria. Oggi si userebbe proprio per uno come Capitini quel terribile aggettivo di delegittimazione buonista,
che è tipico in chi lo dice di una mentalità rovesciata, cioè la diffidenza e il ridicolo gettati sul rapporto con il bene, grande stima e deferenza per il male, perché quello per noi è il parametro dell'efficacia. Pensate, non esiste l'aggettivo cattivista, da noi esiste buonista. Cioè noi diffidiamo del bene e ci fidiamo dell'efficacia del male. E allora, se questa è la mentalità così pervertita, così rovesciata, capite che oggi ancora di più Gabitini sembrerebbe un autore da archiviare, quasi un letterato, come a volte i filosofi dicono con disprezzo, di un pensiero poco rigoroso, e dicono: ah, questa è letteratura, questa è poesia. Ecco, in realtà è esattamente il contrario. Cioè il contributo di Aldo Gabitini oggi risalta non solo per la sua indicazione di un'efficacia che sia fecondità, cioè non l'imposizione, non l'efficacia di chi vince su qualcun altro. Sono molti studi di tipo psicanalitico, delle scienze umane, che ci hanno detto: nel vincere sugli altri non si vince nulla. È una vittoria tragica, una vittoria vuota, è una vittoria futile che non costruisce nulla. Tant'è vero che gli imperi crollano, è una delle poche regolarità della storia. Tu puoi costruire l'impero militare, economico, religioso, ideologico, che credi più potente, su cui non tramonterà il sole, e invece tramonterà. Cioè prima o poi questo crollerà. Se invece io intendo l'efficacia come fecondità, cioè far crescere le espressioni della vita umana, generare situazioni di giustizia, di armonia, di risanamento. E allora già qui capisco che l'efficacia si misura sulla fecondità, non sulla forza di imposizione. Allora vedremo che Gabitini apre una via per l'efficacia in quanto fecondità proprio nel tempo dei poteri globali che tendono a essere automatici. Ecco, innanzitutto però vediamo il tipo di fondazione. Cioè in che senso per Gabitini la non violenza non solo è giustificata. Allora qui vi dicevo il tipo di fondazione però va ripensato. Cioè non significa poter esibire l'argomento risolutivo. Lo studente del primo anno di filosofia impara che non esiste nel percorso del pensiero umano l'argomento risolutivo e che lo scopo dell'argomentazione non è quello di vincere sull'altro in modo che l'altro sia messo a tacere o, come si dice, fatto cadere in contraddizione. Se io dovessi cercare l'argomento magico, sentite, c'è un investimento quasi di potere magico su questa idea dell'argomentazione. Nessuna filosofia è fondata con una argomentazione ultima, ma nemmeno il principio di identità e di non contraddizione, che nella nostra tradizione sono venerati, sono quasi assolutizzati. Basterebbe rileggersi La scienza della logica di Hegel e vi spiega che la vita è dinamica, nel senso che è portatrice di contraddizioni e va al di là del principio di identità e di non contraddizione, ma non per questo cade nell'assurdo. Allora, fondazione argomentativa non significa assoluta, definitiva. Capite? Questa è una proiezione di potenza. La filosofia è un dialogo incessante, non può alzarsi uno che dice: questa mia argomentazione è definitiva. Ma soprattutto in Gabitini non significa un'argomentazione che l'intelletto costruisce nella totale indifferenza al modo di esistere. Allora il processo di fondazione avrà una cura logico-argomentativa, sarà di tipo riflessivo, ma insieme, sentite, non c'è scissione, non c'è disgregazione, insieme io maturerò questa capacità di giustificazione nella trasformazione del mio modo di esistere. La fondazione argomentativa richiede una trasformazione esistenziale. Se io mi immunizzo a priori, io ti posso portare qualunque argomento, tu potrai sempre dire: no, non lo riconosco, non è valido, perché stai in una zona di realtà che è immunizzata al percorso esistenziale che il riconoscimento della non violenza ti chiede. Allora la fondazione argomentativa, soprattutto nel caso di una filosofia come quella di Gabitini, non si fa col cervello, si fa con l'esistenza pensante. Cioè non ammette un approccio analitico puramente logico. Quello è un rigore importante, ne teniamo conto, ma c'è un rigore maggiore, che è il rigore esistenziale. In un certo senso il rigore logico, più o meno sono buoni tutti, il rigore esistenziale è un'altra cosa. Cioè vuol dire assumere un orientamento di vita
che si apre appunto alla capacità di esistere in modo non violento, traducendo positivamente questo termine insieme caro e inadeguato, perché seppure indica una doppia negazione, cioè il no a quello che nega la dignità, la vita, le relazioni, resta però nell'effetto che riporta su di noi soltanto appunto in una chiave di negazione, quindi ciò che non è violenza, e se io lo sento, lo recepisco così, è come se per dire donna dicessi non uomo. Non capisco molto. Ecco perché l'equivoco sembra che la non violenza sia un'astensione purista, quasi da anima bella hegeliana, quella che con sarcasmo Hegel dipinge nelle sue opere, quasi che insomma il fine ultimo sia quello di tenersi pura la coscienza, di astenersi dalla storia, dall'azione, dai conflitti, perché io devo essere puro. Non è questo il senso della non violenza. Anzi, come Capitini ricorda, la non violenza è il punto più profondo di tensione per il sovvertimento di una società, di una realtà inadeguata. È il massimo della radicalità. Allora, proprio per questo, anche se Capitini utilizza la parola rivoluzione, usa riforma religiosa, usa rivoluzione, però nel nostro lessico, no, tenete conto della relazione con la nostra ricezione, voi sapete che riforme e rivoluzione hanno tutte e due come parole un vizio d'origine. Riforma significa che tu cambi alcuni segmenti della realtà del sistema sociale, ma non tocchi la struttura, il sistema come tale. Il sistema come tale è inamovibile. Tu provvedi ad alcune modificazioni interne al sistema, come si pensa oggi di affrontare la crisi radicale del capitalismo globale. Così pensa di introdurre delle riforme in una direzione o in un'altra. Ma assolutamente è un dogma indiscutibile che il capitalismo sia il sistema economico insuperabile della storia. Insomma, che a sentire, no? È già un'opinione un po' ridicola. È come se i medievali si fossero convinti che il sistema feudale era insuperabile. Noi oggi rideremmo di loro. Ecco, verrà un giorno in cui rideranno di noi e diranno che ci eravamo fissati con la finanza, con la globalizzazione del mercato e rischiavamo di distruggere le condizioni della vita umana sul pianeta. Una smentita più sonora di questa, un sistema economico non la potrebbe avere, eppure pochissimi se ne accorgono. Allora, la parola riforme è reticente rispetto alla struttura complessiva. Quindi la riforma riforma troppo poco. Riforma l'inessenziale e non tocca l'essenziale. Rivoluzione, lo dicevo prima, nel nostro lessico significa presa del potere con le armi. Poi si può dire rivoluzione spirituale, rivoluzione morale, ma resta che il significato dominante. La parola che ricorre in Capitini, la trovate tantissimo, giustamente, è la parola trasformazione. Cioè vuol dire un mutamento che è graduale, come tutti i mutamenti profondi, che non sono né immediati né automatici. Però è radicale perché muta la forma, cioè vuol dire il principio fondante, l'orientamento di senso e la logica del modo umano di stare al mondo. Oggi noi siamo bombardati dall'ideologia del cambiamento, che è intimidatoria, perché se tu ti opponi vuol dire che sei un superato conservatore, sei un uomo del Novecento. Ma notate, già sospetto che nessuno si ferma a dire un attimo, cambiamento in meglio o in peggio. Anche quando Mussolini ha preso il potere in Italia o Hitler in Germania, hanno portato il cambiamento sicuramente, ma non lo rimpiangiamo, diciamo, almeno se siamo lucidi non c'è questo rimpianto. Allora la parola cambiamento è veramente ambigua, opaca. E dispiace che nel lessico politico un'altra categoria per dire il futuro non riescano a dirla. O dicono crescita, o dicono innovazione, o dicono cambiamento. Capitini dice trasformazione, cioè lavorare a un mutamento profondo della forma di esistenza, della forma di società. Una trasformazione che è purificazione, cioè spezzare ogni nostra alleanza con ciò che è distruttivo, con ciò che porta all'omicidio, con quello che è violenza in ogni tipo di relazione, con noi, con gli altri, con la natura, con Dio. Col senso della vita. E d'altro canto il tratto caratteristico di un'autentica trasformazione, e Capitini lo dice, è la liberazione.
Un cambiamento che non porti liberazione degli oppressi è una truffa. Una trasformazione vera significa liberazione di coloro che prima erano sacrificati da un modello iniquo di società. Allora, qual è il percorso che lui fa per trasformare il modo umano di stare al mondo cosicché sia veramente adeguato alla nostra dignità? E si potrebbe dire, userei questa espressione in fondo capitiniana, alla dignità della realtà. Qui Capitini ha una grande assonanza con tutte le grandi scritture del mondo, senza mai, lo sapete, senza mai chiedere un'adesione confessionale, non trovate in Capitini questo pregiudizio, questa riserva, non c'è nulla di escludente nell'ottica capitiniana, ma c'è una profonda vicinanza a questo nucleo spirituale delle grandi scritture, le quali sottolineano proprio che il cammino umano deve essere fedele alla realtà. Cioè una vera scrittura non aggiunge alla realtà, nel senso che non mette sovrastrutture, non ti vuole convincere, non ti vuole esortare, non crea il virtuale, ti riporta alla realtà. La lucidità di stare al reale, perché solo dal reale tu puoi partire. Allora c'è una dignità della realtà che Capitini riconosce, e allora bisogna che l'essere umano sia capace di liberarsi dal delirio della violenza, che in fondo vuol dire l'incapacità, la sfiducia, la disperazione di sentirsi in guerra con la realtà, e quindi la pretesa di porre un potere, un controllo, un dominio sulla realtà in modo arbitrario. Ecco, Capitini in fondo è un autore grazie al quale io sento la stonatura dell'espressione per noi abituale, normale, libero arbitrio. Sentite, tra il sostantivo e l'aggettivo c'è una stonatura, perché la libertà non è arbitraria, la libertà è fedele al senso profondo della realtà. L'arbitrio è già violenza, cioè vuol dire tu vuoi imporre qualcosa di tuo solo perché è tuo. Un'idea, un interesse, un'appartenenza. Qual è il motivo della validità? Perché è mio e lo vuoi imporre. E chiunque altro da te diventa un ostacolo che devi eliminare. Allora, in questa prepotenza, in questa volontà di potenza, c'è una delle radici fondamentali di quello che poi chiamiamo violenza. Invece Capitini fa questo percorso di fondazione e riconosce, primo, una sproporzione fondamentale tra il valore dei viventi. Già allora, pensate, con quanto anticipo, lui riconosce che l'essere umano ha un valore incondizionato, ma questo non toglie il valore all'animale o alla pianta o alle relazioni. E allora gli esseri umani, gli animali, le piante, con gradi, con intensità differente, ma tutti sono partecipi dell'essere valore. La sua fondazione è quella di una ontologia del valore. L'essere non è neutro. Non è un fatto senza significato, è una vita dotata di valore che però noi riscontriamo negata, minacciata dalla sofferenza, dal male e dalla morte. Cioè lui prende atto della sproporzione, non dice solo la vita è valore o la vita è dolore, correla queste due cose, c'è proprio un contrasto radicale dove c'è un'eccedenza del valore rispetto a ciò che lo nega. Allora, questo richiede un secondo passaggio, cioè chiarire i livelli di realtà. Capitini propone una visione complessa della realtà. La realtà è stratificata. C'è una realtà insufficiente, cioè vuol dire quella che non ha spazio adeguato per i valori viventi, cioè quei valori incarnati che sono le persone, gli animali, le piante, le relazioni, Dio. Immaginate solo che la nostra economia, che ha un'egemonia culturale globale nel nostro mondo, conosce solo due valori nel suo lessico. Valore d'uso, cioè la penna mi serve per scrivere, valore di scambio, produco 1 milione di penne perché ottengo un profitto che accumulato mi diventa capitale. Allora, una persona, un animale, una sinfonia di Mozart, che sono valore d'uso o valore di scambio? Naturalmente nessuna delle due cose. Sono valori viventi, valori intrinseci. Capitini, al contrario della nostra economia delirante, parte proprio dal riconoscere che questi valori sono incondizionati, hanno una validità eterna. Ciò che vale veramente ha una intenzionalità eterna. Non posso dire che vale oggi e domani no. E il fatto della morte non misura il valore
che è veramente incondizionato. Resta un fatto, ma non la verità ultima, la parola ultima su quel valore. Allora, la realtà evidentemente si rivela per gradi differenti. C'è una realtà insufficiente, si potrebbe dire che è quella del tragico, dove proprio ciò che ha valore viene colpito. Sembra essere completamente stravolto. E non c'è solo la morte, come noi sappiamo, c'è l'oblio. Potremmo dire, chi si ricorderà di noi dopo la nostra morte? Quante settimane, quanti mesi ci metteranno a dimenticarci? Capite? In quell'ottica il valore viene riassorbito, inghiottito completamente nella nera morte che annulla completamente anche la memoria dell'essere valore di quello che era stato. Poi però lui dice, in realtà non è la vittoria della morte sulla vita. Finché io leggo la realtà insufficiente, quella è l'illusione ottica di quando io considero la realtà in modo analitico, scompositivo. Cioè come se ognuno fosse isolato, separato. Noi già nel venire al mondo, nell'esperienza fisica, immaginate, del piacere, nel dolore, nella rielaborazione intellettuale, finiamo per far coincidere la nostra unicità con un isolamento radicale. Anziché dire la carne è debole, dovremmo dire la carne è sola. Perché noi veniamo al mondo convinti di essere totalmente separati da tutto l'altro da noi, persino da nostra madre. Nascere diventa l'espulsione dal suo corpo, divento extracomunitario rispetto alla sua realtà originaria che mi accoglieva. Allora è fortissima questa tendenza a pensare gli esseri come isolati. La potenza della morte deriva da questa percezione dell'isolamento. Infatti cos'è la morte? L'isolamento radicale, la fine di tutte le relazioni. Cabitini sa che noi possiamo essere morti dentro la vita biologica, cioè io respiro, mi alimento, sono biologicamente vivo, ma spiritualmente morto, se sono completamente chiuso, isolato nel mio egocentrismo. Mentre io posso essere vivo, fortemente vivo, e anche se sono scomparso, e alimentare la vita dei miei cari. Immaginate, le persone care per voi scomparse ancora oggi alimentano la vostra esistenza. Perché quantomeno noi sappiamo che la morte non distrugge la relazione con loro. Anche se noi, convinti dell'isolamento e del finire di tutte le cose, già al giorno del funerale ne parliamo con i verbi all'imperfetto. E diciamo lo conoscevo, era buono. Per noi è proprio il paradigma del finire di tutte le cose. Cabitini invece rovescia la prospettiva non perché semplicemente mette la vita più in alto della morte, ma perché contesta la verità dell'isolamento e dice ogni vita è relazione, la vita è un tessuto universale che comprende i contemporanei, le generazioni passate e quelle che verranno, e questa realtà complessa, complexus, lo sapete, significa tessuto insieme, la chiama compresenza. Questa, lui dice, è la realtà di tutti, cioè nessuno di noi è realmente isolato. Se noi fossimo veramente isolati, allora sì, la nostra morte sarebbe definitiva. Ma noi invece siamo partecipi di un tessuto, la vita è una comunità dei viventi, e questo è il fondamento della trascendenza della vita sulla morte. Allora, quando è che io cambio, ecco la fondazione esistenziale, quando è che cambio sguardo sul senso della vita, sul mio modo di stare al mondo? Quando finalmente scopro, ma veramente è una nuova nascita, tutte le sapienze, anche grandi autrici e grandi autori della filosofia del Novecento, accostabili perfettamente a Cabitini, penso a Martin Buber, a Maria Zambrano, a Simone Weil, a Gandhi, tutti hanno usato l'espressione, il Vangelo stesso, nuova nascita. E che vuol dire nuova nascita? Non sta al di là del confine della vita biologica, cioè la nuova nascita non è il cosiddetto al di là. La nuova nascita è quando io, da isolato che mi credevo, e quindi fatalmente autoreferenziale, egocentrico, io scopro la relazione con gli altri e la interiorizzo come fondante della mia identità. Allora scopro il mondo per la prima volta, entro finalmente nella vita. Già Kierkegaard nell'Ottocento diceva: uno che sia perso nell'egocentrismo, nella fede, nell'isolamento, è come uno che avesse una splendida villa, un magnifico parco e consuma tutta l'esistenza in cantina.
perché non ha mai aperto la porta della relazione con gli altri. Quando tu scopri la realtà di tutti, allora quello è il primo giorno in cui tu scopri la pienezza della vita e capisci che la morte è soltanto un fatto, ma non è la verità che diventa maggiore della vita stessa. L'altra scoperta in questo cammino di trasformazione, di fondazione teorica e di adesione, Gandhi forse noi lo potremmo tradurre con la parola adesione, Capitini usava la parola persuasione. Anche qui vi prego di non leggere in senso intellettualista, persuasione non vuol dire la coscienza è convinta, punto. Vuol dire la carne, i bisogni, i sentimenti, le emozioni, l'intelligenza, la coscienza, tutta la persona è persuasa. Cioè la persuasione è dell'integrità dell'essere umano. Non è del cervello, è dell'integrità di tutto quello che siamo. Allora, quando una persona con tutto ciò che è persuasa, cioè aderisce alla realtà di tutti, allora fa una scoperta ulteriore, che esiste una realtà liberata, notate, non come progetto utopistico, come modellino architettonico di una terra senza il male, di una società perfetta, che scade a genere letterario. Il genere letterario aveva le sue ragioni, era la critica, d'accordo, no, non ne parleremo male per questo, ma in Capitini c'è un'altra radicalità. La realtà liberata non è semplicemente un progetto che dovrà avvenire, cioè non sta davanti a noi chissà quanto remota, per così dire ci sta di lato. Cioè appena noi ci apriamo alla realtà di tutti, scopriamo che non siamo i primi e non siamo i soli a operare quell'azione di bene, di cura per il bene comune, di amore politico, di amore educativo e non solo interpersonale familiare, che lui chiama libera aggiunta. Cioè dice la vita dei valori è dinamica, i valori non sono diciamo reperti da museo, i valori sono vivi, si esprimono e non stanno in una situazione neutra. O degradano per una sorta di legge dell'entropia, cioè nessuno se ne cura, oppure vengono intensificati, c'è una cura per i valori viventi e questa è la libera aggiunta, cioè tu fai in modo che questi possano avere un grado più profondo, un'armonia maggiore. E Capitini molto giustamente non li isola mai, come non isola gli esseri, non parla mai di un valore assoluto separato. Il primo che non pensa più in questi termini è Dio, cioè la trascendenza monarchica di Dio. Tant'è vero che la categoria di trascendenza si applica molto più all'essere umano che non a Dio. Perché l'essere umano trascende il limite, cioè è capace di andare al di là del fatto e di portare la sua umanità nella congruenza col valore. L'essere umano che è fermo al limite, completamente incapsulato, come minimo è perso a se stesso, se non morto spiritualmente. Quindi noi, anche qui si potrebbe accostare ciò che diceva Maria Zambrano, la filosofa spagnola, noi portiamo in noi la nostra trascendenza. Cioè noi siamo un viaggio di nascita verso una pienezza, non siamo statue. Dice Capitini, deve emergere l'uomo musica, non l'uomo statua. Ma nel contempo di Dio, il suo trascendere, la sua trascendenza, in realtà è l'approssimarsi. È, dice, il farsi infinitamente presente, quindi non è un movimento di separazione, ma è un movimento di approssimazione in cui neppure il nome lui preserva per se stesso. Dice, è un Dio anonimo, è come dire che Dio è un pronome, che noi dobbiamo dire un tu eterno, sia nei confronti di Dio, ma anche nei confronti degli altri viventi, perché anche il loro valore è eterno. Quindi il valore della realtà di Dio non può essere sacralizzato a scapito del resto dei viventi. Allora questo vuol dire i valori si richiamano gli uni gli altri, c'è una comunità di valori viventi, tutte le volte che io ne isolo uno e dico la nazione, Dio, patria, famiglia, quello diventa un idolo sanguinario. Le guerre, le persecuzioni, le crociate si fanno in nome di valori assolutizzati. Capitini invece li pone in relazione reciproca di intensificazione e allora la libera aggiunta significa fare in modo che questi valori possano trovare una forma di vita adeguata alla preziosità che incarnano. Allora, il nuovo passaggio fondativo a questo punto è di ordine pratico,
cioè richiede un'adesione esistenziale, non soltanto una riflessione, come abbiamo detto, è riconoscere la persistenza dei valori incondizionati nonostante il fatto della morte. Anche qui sarebbe interessante accostare Capitini a Maria Sembrano, la quale in un'opera sua che si chiama L'uomo e il divino dice questa cosa sconcertante. Dice: le rovine sono la cosa più viva della storia. Le rovine sono la cosa più viva della storia. Cioè vuol dire quello che resiste nonostante l'aggressione di forze distruttive, quello che la vita che persiste nonostante la morte, attesta per chi la sa vedere l'eternità dei valori viventi. E però capite, questa è un'apertura completa della persona, perché se io vado solo razionalmente dico no, questa è una consolazione, infondata, inconsistente. Se io invece aderisco alla realtà di tutti, mi accorgo che il fatto della morte, il fatto della scomparsa non cancella la relazione, la compresenza, lui diceva, dei morti e dei viventi. Allora, se è questo, qual è la conseguenza? Che occorre operare, quindi la non violenza come modo di vivere, ecco perché non è semplicemente un'astensione, un purismo, una impeccabilità. Il non violento non è uno che è impeccabile. Non c'ha questo perfezionismo nevrotico, è uno che si coinvolge nell'intensificazione dei valori con il modo di vivere e poi naturalmente con il modo di agire. Sentite, chi trasforma le condizioni del mondo deve esprimere una sua integrità. Allora, qual è l'efficacia di un percorso di questo tipo? E qui direi innanzitutto che lui contesta, anche se il termine che lui usava in modo chiaramente negativo non era potere ma era potenza, però in fondo lui contesta, intuisce che c'è un fondamento di potere che poi porta alla violenza, conclamata, ideologica, fisica, militare, economica. Cioè, la violenza è l'espressione di un fondamento di potere in quanto imposizione. Il potere come forza impositiva. Io comando, il sistema comanda, gli altri devono sottomettersi. Immaginate oggi nel nostro sistema come vengono chiamati gli esseri umani. Se vi va bene siete risorse, risorse umane. Se qualcuno ve lo dice offendetevi, perché non vuol dire persona, vuol dire strumento utile a produrre profitto. Risorse umane. Se non sei una risorsa sei un esubero, cioè non vali nulla, sei proprio d'intralcio. Se non sei neppure un esubero sei uno scarto. Ecco, è il contrario esatto della visione capitiniana. Risorse, esuberi, scarti. Capitini vede dei valori non solo vivi, ma addirittura eterni, cioè capace di, almeno nella proiezione futura, cioè la capacità di non essere sottomessi alla distruzione della morte. È la morte che ha fine, non la morte che mette fine ai valori. Allora, in quest'ottica, io direi che la non violenza, la via della non violenza dischiusa da Capitini, è un pungolo radicale a mettere in discussione le istituzioni, le logiche, le pratiche, i rapporti fondati sul potere. Capite che è una sfida immensa, perché la nostra società, che noi con un eufemismo diciamo si trova in crisi, ma la parola crisi è un sedativo, serve a dire buoni, è come un temporale, tra poco passa. La nostra non è una crisi. Da un lato è l'aggressione dei poteri globali automatici alla vita dei popoli e alle democrazie. È un'aggressione. Se tu esci di casa e ti malmenano, non dici c'è la crisi, aspetto che passa. Dici un'aggressione. Devo trovare modo o di scappare o di difendermi. Poi l'altra cosa non è una crisi, è un fallimento. È il fallimento di una tradizione antichissima che ha fondato la società sul potere. Si potrebbe fare proprio lo schema: potere sacralizzato religioso, potere politico, noi siamo quelli del potere economico e del potere della tecnocrazia. Tutto qui. Allora, qual è la grande sfida? Di non fondare più la società sul potere, ma sulla giustizia secondo la dignità dell'umanità e della natura. Pensate ancora, la nostra Costituzione repubblicana fa fatica a dire la dignità della natura. All'articolo 9 dice il paesaggio. C'è una percezione estetica del valore della natura. Lì veramente dovremmo integrarla. Ormai noi sappiamo che c'è una dignità del mondo naturale, c'è una dignità degli altri viventi. Non è solo la nostra. Ma allora agire in questa direzione significa
avviare la trasformazione profondissima per cui le relazioni, le istituzioni, i comportamenti devono passare dal potere alla giustizia secondo il valore e la dignità. Capitini a modo suo ricorda questo percorso trasformativo dicendo ci sono due forme di potere. C'è la prima che è impositiva. L'altra, se voi vedete come la connota, in pratica si merita di avere un termine diverso da quello di potere. Se voi appunto no, state pensando, ma serve un potere di riferimento, servirà un sindaco, un presidente del consiglio, che ne so, un papa, quello che volete. Allora esistono categorie che sono molto meno ambigue, cioè il potere che viene trasformato, Capitini diceva purificato, e diceva il senso dell'opera di Gandhi è proprio la purificazione del potere. Allora la parola responsabilità, che significa la capacità di rispondere ai problemi della vita. Secondo la parola autorità liberatrice, cioè la vera autorità non è di chi comanda, ma è di chi ti fa crescere, sapete la radice latina, no? della parola autorità, colui che ti fa crescere. Poi la parola servizio, servizio nel bene comune, poi la parola cura, quella che gli uomini hanno demandato alle donne pensando che fosse inferiore, no? Ancora oggi se digitate su Google vi vengono gli assistenti sociali e gli infermieri. Cioè per noi la cura è una cosa secondaria, di poco conto e puramente tecnica. Invece la cura vuol dire proprio la libera giunta che noi diamo per preservare l'armonia, gli equilibri, per portare giustizia dove c'è iniquità. La vita umana si sviluppa grazie alla cura, altrimenti viene completamente devastata. Allora lui propone la trasformazione del potere, tanto che cambia la parola stessa democrazia in onnicrazia. Cioè vuol dire, non vuol dire un potere concentrato, un potere dall'alto al basso, potere di tutti, vuol dire che non è più il potere, è l'efficacia, la fecondità della responsabilità, dell'autorità liberatrice, del servizio, della cura. E lui, man mano che andava avanti nella vita fino a quando morirà, dice la vera questione oggi è quella del potere. La trasformazione dei sistemi alienanti, delle forme impositive in istituzioni di servizio, cioè la politica, l'economia, l'educazione, la tecnologia, l'informazione, devono essere i servitori, le istituzioni di servizio, non i nostri padroni. Ecco allora perché lui capisce che la vera democrazia, appunto chiamandola onnicrazia, non c'ha evidentemente una concezione nazionalista, il demos non è la nazione o non è accomunato dal sangue, dall'etnia, dal territorio, no? Il demos vuol dire il popolo dei viventi, quindi l'umanità e il mondo naturale, onnicrazia, e lui intuisce allora che non può essere fonte di progresso reale una democrazia che sia un sistema di procedure. Se fosse solo un sistema di procedure, o peggio, la vittoria definitiva di chi ha una maggioranza sulla minoranza, questa è un'ottima definizione dei totalitarismi. Non c'è dittatore nel Novecento, e purtroppo anche oggi, che non si sia avvalso di procedure apparentemente formalmente democratiche, approfittando anche del fatto che i popoli sviati, disinformati, ineducati, votano in massa chi gli fa del male. Cioè i peggiori prendono la maggioranza. Allora, se la democrazia fosse quello, sarebbe una pessima cosa. In realtà, lui dice, la democrazia è una forma di convivenza per cui il potere viene diffuso, si chiama onnicrazia, e è quella forma di convivenza dove il valore dei viventi è il criterio dirimente e tutto il resto deve essere di servizio. Quindi non c'è democrazia perché tu voti 5 volte al giorno, puoi votare... Non è quello. C'è democrazia laddove le istituzioni e l'azione collettiva sono al servizio, sono libera giunta al servizio della realtà dei viventi e della loro comunità. Ecco, allora arrivo alla conclusione. Mi pare che lui ci indichi una strada, che è quella della ripresa della democrazia da trasformare in onnicrazia ai vari livelli della convivenza, dalla famiglia al reparto d'ospedale, alla scuola. Capite? Investe tutte le istituzioni, non solo quelle politiche. Il rapporto tra l'uomo e la donna, il rapporto tra il bambino e l'adulto, il rapporto con lo straniero, il rapporto con la natura. Tutti i rapporti che hanno la maledizione della pretesa del potere di qualcuno. Ecco, invece bisogna lavorare proprio all'onnicrazia, e lui ci chiarisce, anche se non vedeva lo scenario attuale, che è un'alternativa falsa e tossica quella che oppone al globalismo della finanza.
minoranza il sovranismo razzista di quelli che dicono prima noi, prima gli italiani, e affidano il potere al capo che dovrebbe rappresentare quel paese. Questa è proprio una falsa alternativa. Il sovranismo è figlio del globalismo dominativo della finanza, è proprio figlio legittimo, è una reazione diretta. Allora non è che tu crei un'alternativa in quella direzione, crei una vera alternativa se traduci, ti impegni passo dopo passo a costruire questa onnicrazia. Ecco, allora in questo senso mi pare Capitini ci ha ricordato, a chi di noi fosse scettico, insomma, comunque dubitasse di tutto questo, ecco, innanzitutto direi, primo elemento, no? Ma chiediti come mai ti viene da dire, quando senti proporre la via della non violenza, ti viene da dire però la realtà, però i prepotenti, però c'erano i nazisti, i classici esempi per dire che allora serve la violenza. Ma questo tuo però da dove viene? A quale stato di vita tu sei legato? Cioè qual è il grado di maturazione del tuo cammino? Forse non è la non violenza che non è efficace, sei tu che adesso sei perso e sei probabilmente convinto del tuo isolamento. Allora un po' di autoriflessione critica sul però, e Capitini ci insegna a mettere al primo piano la domanda su come, oppure la domanda chi sto diventando, chi desidero diventare. Capite? In definitiva, insomma, la scelta spetta a noi se fare la nostra parte in questa alternativa, cioè se noi vogliamo scegliere. E la scelta per Capitini proprio è la tipica di Dio, è Dio che sceglie questo amore, unità amore lo chiama Capitini, no, è la scelta che lo qualifica come Dio, non è il potere, non è l'onnipotenza. Allora sta a noi anche di scegliere, no? Se noi vogliamo essere così adattati, conformisti, inerti, disperati da essere pedine di questo sistema che al massimo ci promette la sopravvivenza, che non vuol dire la salvezza, vuol dire che muori un po' più tardi. La sopravvivenza significa differire il momento della morte, non significa salvarsi. Oppure se noi vogliamo scegliere di essere così vivi, così aderenti alla realtà di tutti, che noi diventiamo nel nostro piccolo una fonte di fiducia, di speranza, di liberazione per altri. Capite anche la comunicatività dell'esempio reale e attendibile della non violenza. Allora un autore come lui, che certo andrebbe ripreso, studiato, soprattutto nel mondo attuale, in fondo ci ricorda in modo molto realista che l'efficacia nella storia non è mai di chi comanda, ma di chi si fa carico delle situazioni. Il mondo non va avanti per chi comanda, anzi va avanti nonostante chi comanda, nonostante l'esercizio di potere. Il mondo va avanti per quelli che si fanno carico delle situazioni e hanno il coraggio di introdurre il seme della realtà liberata mentre c'è, diciamo, il dilagare della realtà insufficiente. Ecco perché a questo autore va la nostra conoscenza, il nostro approfondimento, il nostro dialogo e anche tutta la nostra gratitudine. Vi ringrazio. Bene, adesso mi metto nei panni del moderatore, quindi se c'è qualcuno che ha riflessioni, ovviamente non solo domande, cioè io non è che ho le risposte e voi le domande, voi potete portare riflessioni, esperienze, obiezioni, quello che liberamente pensate, prego. Chiamiamoli concetti, ma forse in realtà di povertà e ricchezza. Grazie. Mettiamo insieme più interventi e poi magari. Buonasera, grazie. Buonasera. Per la brillante esposizione. Ora questo pensiero così mi aspetto. Ok. Questo pensiero così che sembra venire da 2000 anni di storia e invece è così recente, in un'epoca in cui le comunicazioni già circolavano. Vorrei sapere se c'è stato qualche contatto con a parte si parla sempre di Gandhi, ma proprio con le radici del pensiero buddista, in cui io trovo grande familiarità, questa compresenza che Thich Nhat Hanh chiama
interessere questo punto, la trasformazione come pratica su di sé, ecco, se c'è stato e se... Grazie. Grazie. Io sono tra quelli che di capitini, diciamo, si occupano da un po' di tempo e quindi cercherei di, in realtà di fare delle osservazioni critiche, come un po' cerchiamo di fare quando stiamo in una posizione di riflessione filosofica, anche se io condivido il fatto che la riflessione filosofica non può essere astrazione intellettualistica, ma è qualcosa che invece richiama una coerenza personale, etico-politica importante. Quindi, fatta questa premessa, allora ci sono una serie di passaggi che personalmente capisco che vengono da un'interpretazione ermeneutica, come diceva all'inizio lei, che però mi risultano un po' ostici rispetto alla conoscenza di Capitini. E per esempio la dimensione della dignità della realtà. Che lei dice Capitini riconosce la dignità della realtà. Se non fosse che la realtà di Capitini a me risulta essere la realtà effettiva della compresenza, non capirei effettivamente di quale realtà stiamo parlando, perché in realtà poi di fatto la realtà della tramutazione, non solo della trasformazione, dell'escato nel fatto di realmente trasformare profondamente la realtà era l'obiettivo, diciamo, possiamo dire l'obiettivo critico più forte che aveva nei confronti di quella che lei ha chiamato la morte, che per Capitini, da quello che io posso ricordare, in realtà non è solo la morte come, diciamo, isolamento, ma è anche e soprattutto quello che lui chiama il peccato. E da questo punto di vista dà un valore morale, etico morale importantissimo al fatto della trasformazione della realtà. E su questo effettivamente c'è un collegamento con la parte, come giustamente lei ha fatto, direttamente con la parte del potere. Eppure su questo a me risulta ostico vedere in Capitini, diciamo, colui che attacca il potere quando di fatto, come anche giustamente lei ha ricordato, se la prende con la potenza, cioè con qualcosa che fondamentalmente elimina il potere. Anche se questa visione che io possa avere è un po' arentiana, possiamo dire così, però di fatto Capitini, quando parla di potere di tutti e fonda una rivista chiamandola in questo modo, sottolinea un aspetto che è intimo del potere, il tutti, che non è solo la realtà di tutti, ma il fatto che l'omnigrazia di fatto deve portare a una declinazione di questo tutti, quindi è il potere che si declina, che declina il tutti, con tutti, di tutti. E a me sembra che in quella prospettiva va vista l'approfondimento della democrazia. Quindi se è bene, giusto ricordare Capitini oggi, secondo la mia prospettiva è anche cercando di ricordarlo con le categorie che permettono di capire qual è la sua proposta etico-politica attualmente, perché diventa veramente rivoluzionaria e nel senso appunto della trasformazione profonda. Ma in questo senso è una trasformazione che a noi ci permette di ritornare alla compresenza, cioè di riconoscere la realtà della compresenza come la nostra realtà vera e propria. Ecco tutto qua. Grazie. Altre domande? Allora, riprendo intanto queste. Una premessa, diciamo, circa le precisazioni, gli approfondimenti, no? Ecco, direi così. Voi sapete com'è un'occasione di conferenza con successivo dialogo. La cosa importante non è il consenso col relatore, quella è una cosa un po' futile. La cosa importante, uso una parola sobria così, non poco solenne, la curiosità. Non solo del tipo, l'ho letto poco, lo conoscevo poco, lo voglio approfondire, benissimo,
ma anche molto di più quella curiosità personale di dire, no? C'è una frontiera nella trasformazione della realtà, tra le molte, c'è una frontiera che passa per la mia persona. Allora, qual è per me il prossimo passo, no? Per maturare questa persuasione, per maturare quella che lui chiama la libera giunta? Probabilmente ognuno di noi, no? È trattenuto da delle paure, da delle forme di attaccamento a qualcosa, cioè è un cammino, non a caso quando si parla di nuova nascita, ecco, notate, non è tanto e solo la coerenza tra la teoria e la prassi, qui c'è proprio un livello radicale. Lui ha qui una sensibilità, tu giustamente ricordavi Hannah Arendt, che è tipica delle filosofe del Novecento, le quali snobbano l'heideggerismo, cioè il pensare l'essere per la morte come se fosse la cosa più propria dell'essere umano, quella cosa che dice Heidegger, no? Ricorderete, Heidegger dice in Essere e Tempo, primo, che la morte è la possibilità più propria dell'essere umano, perché lui ha un rapporto consapevole. Secondo, che non la morte, dice una cosa ghiacciante dal punto di vista etico, non la morte dell'altro, ma la mia morte mi deve interessare perché appunto deve realizzare la mia possibilità più propria. Hannah Arendt, Maria Zambrano, Simone Weil, ognuna con accenti diversi, Lucia Rigarai, loro dicono non è la morte, è la nascita. Cioè il fatto che noi veniamo al mondo con una unicità e con una tensione a completare la nascita che va al di là della nascita biologica. Non a caso noi siamo gli unici tra i viventi che possono sbagliare completamente strada, cioè possiamo umanizzarci tantissimo e diventare disumani. E in questo non dovremmo calunniare il povero lupo quando diciamo homo, homini, lupus. I lupi non fanno bombe atomiche, torture, campi di concentramento, cioè non è l'animalesco, è il disumano, che è una cosa molto più pericolosa, perversa, tossica, distruttiva. Ecco, allora queste autrici, no, ricordano che il senso del nostro divenire è una nuova nascita o il completamento della nostra nascita. Ecco perché partecipa la coscienza, partecipa l'intelligenza, ma è un movimento difficile, rischioso, doloroso per ciascuno di noi. E il grande rischio dell'esistenza umana non è che moriamo, ma che magari esistiamo 90 anni e non nasciamo mai, cioè che sprechiamo l'esistenza, cioè che quella morte artificiale che costruiamo noi e magari la infliggiamo agli altri, non è la morte biologica, è la morte spirituale, la morte esistenziale. Allora, in quest'ottica, dicevo, il punto non è di trovare, no, che dice il relatore, mi è piaciuto o non mi è piaciuto, come usa oggi, like, cioè, no, l'importante è capire qual è il prossimo passo che io personalmente mi sento chiamato a fare. Questo mi parrebbe, no, dare valore anche al tempo che avete donato nel venire qui. Quindi riservatevi, direi, una riflessione proprio vostra personale al di là di quello che io posso aver detto. Che giustamente lui ricordava è una lettura possibile di Gabitini, no? Cioè correlarlo col contesto attuale, anche affiancarlo ad altri autori e capire, no, qual è l'insegnamento che lui ci dà oggi, in che senso è un compagno, no, nel percorso di oggi. Allora, detto questo, su povertà e ricchezza, è chiaro che povertà e ricchezza basterebbero queste categorie, no, per ridefinire completamente la nostra percezione abituale. Voi immaginate che la nostra percezione povero e ricco segnano dei destini, per noi sono categorie ontologiche. Spaccano l'umanità, i poveri e i ricchi. In realtà sarebbero due aggettivi occasionali, transitori, tu puoi essere povero di una cosa, ricco di un'altra, dovrebbero essere molto più fluide, né? Molto più legate anche a quello che Capitini chiama il riconoscimento del valore. Allora, dal punto di vista del riconoscimento del valore, nessuno incarna una povertà o una inferiorità, c'è una pienezza del valore in ogni essere umano e anche in ogni essere della natura. Che vuol dire allora ricchezza? Quindi, diciamo, non utilizza queste categorie nel modo classico. Pensate, noi abbiamo metabolizzato pure il cristianesimo, cioè l'abbiamo rovesciato completamente, dicendo che il ricco è meritevole, primo perché aiuta i poveri, secondo perché c'è il distacco interiore dalla ricchezza. Così noi abbiamo letto le beatitudini. Tu puoi essere ricco senza limiti, però devi avere il distacco interiore. Cioè, così ci abbiamo capito. Le beatitudini chiedevano la condivisione, noi abbiamo capito l'aiuto ai poveri, cioè l'elemosina. E qui il discorso sarebbe lungo, ma chiedetevi perché il capitalismo è nato nel seno dell'Europa cristiana, cattolica.
mica è nato in Africa, in Asia, in America Latina, è nato in Europa, a partire da uno stravolgimento del senso dei Vangeli, cioè da quando abbiamo inteso il rapporto con Dio come uno scambio chiamato sacrificio. Abbiamo detto che c'era l'economia della salvezza e abbiamo inteso i rapporti tra chiunque come scambio competitivo. Cioè la cultura nostra che ha frainteso i Vangeli è la base fondamentale per il tipo di economia che abbiamo costruito, la quale già ha delle radici culturali antichissime. Ecco perché non basta che cambi un governo, cambi una politica economica. Cioè c'è proprio radici profonde. Allora, proprio su questo, povertà e ricchezza, Gabbitini scardina i termini. Primo, il valore di ciascuno correlato con quello degli altri, cioè la logica della condivisione. L'altro elemento, la libera aggiunta. Allora, queste non sono però verniciature retoriche su una iniquità di rapporti, per esempio, di classe. Lui si confronta e dice che usa la parola attenzione, attenzione al socialismo. Cioè ne vede il potenziale trasformativo, però quello che non apprezza, anche qui attualissimo, del socialismo è il partire dall'economia. Cioè qual è l'errore simmetrico, pur nella loro opposizione, che hanno fatto capitalismo e socialismo? Che tutti e due partono dall'economia. Uno dice il mercato, l'altro dice lo Stato. La democrazia diventa il pezzetto che resta alla fine. E invece no, l'economia arriva per quinta, per sesta. Prima c'è la visione del valore vivente, poi c'è una cognizione metafisica, poi c'è l'etica, poi c'è la politica e la democrazia che diventa onnicrazia, alla fine c'è l'economia che deve tradurre tutto questo. Invece le ideologie del Novecento, dell'Ottocento, partivano dall'economia. C'erano dei presupposti esili dal punto di vista antropologico, etico, e a volte non ne volevano di metafisici. Anche se di fatto ce li avevano, però era una pessima metafisica. Invece Gabbitini riparte proprio riconoscendo il valore e la libera aggiunta. Allora, che vuol dire? Che lui non sorvola sui rapporti di classe, sul fatto che gran parte dell'umanità sta alla miseria e un manipolo di privilegiati opprime quella gran parte dell'umanità, però non crede che sia la rivoluzione violenta o addirittura il fatto che la storia ha delle leggi dialettiche, come credevano i marxisti nella prima metà del Novecento, che fatalmente faranno crollare il capitalismo. Ancora lo aspettano il crollo del capitalismo. Ovviamente lui non crede nella dialettica degli automatismi, per onor della verità neppure Hegel era così, forse neppure Marx, però la Vulgata aspettava questo movimento automatico della storia, e non crede naturalmente nella presa del potere mediante la rivoluzione armata. Allora per lui l'affrontare l'iniquità economica, lo spezzare l'onnecrazia proprio per ragioni economiche, di avidità, di monopolio, di mercato impazzito, ecco, tutto questo per lui si deve affrontare a partire da una coscientizzazione, da una persuasione diffusa che renda anche la vita economica, questo lui lo sottolinea più volte, qualcosa che sia all'altezza del servizio per i valori viventi. Allora il socialismo è un seme di orientamento alternativo che però deve essere purificato dal modo in cui è stato inteso, diciamo, nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Quindi in questo senso affronta queste categorie e non è che le elude semplicemente con una retorica, diciamo, della non violenza. Sulla seconda questione, col buddismo, ecco, lui spesso associa direttamente Gautama Buddha e Gesù di Nazareth. E non fa differenze di gerarchie, c'è da dire che li accosta, non c'è mai una visione gerarchica, Gabbitini. E che cosa soprattutto lui ha colto, anche attraverso i suoi studi, per esempio dell'etica in India, cita il testo di Hopkins, che era un testo degli anni 20, sulla radice del buddismo. Io direi queste due cose. Primo, la meditazione, parlando anche del silenzio come passaggio d'avvicinamento alla capacità di aprirsi alla non violenza, e la meditazione, che vuol dire, è quell'esperienza che ti purifica da tutte quelle scorie di aggressività, di violenza, che poi vuol dire di disperazione, che tu assorbi a furia di aderire alla realtà insufficiente e di prenderla come se fosse l'unica realtà. Allora la meditazione significa stabilire quella distanza per cui i fatti non decidono del senso e del modo della tua vita.
Qui per gli appassionati di filosofia c'è una eco kantiana di Kant, che era un autore importante per Capitini, quando Kant, nella Critica della ragion pura, dimostra che non sono i fatti a misurare il senso, i fenomeni a misurare il senso, ma è il senso che misura i fenomeni. Cioè il senso del criticismo kantiano, e Capitini è uguale, che non è mai un fatto come tale a poter decidere il senso della vita, il senso della verità, il senso di Dio, ma c'è un senso più grande che in parte si dà nei fatti e in parte resta invisibile, ma non per questo è meno decisivo. Allora Capitini si muove in questa direzione: noi dobbiamo stabilire una distanza dai fatti per recuperare lo spazio adeguato per i valori, e allora questo ci dà la forza di trasformare i fatti stessi e di affrontarli. L'altra categoria, io la riprenderei proprio in riferimento alla compassione, che qui però vuol dire, che vuol dire la compresenza? Ecco, non è una nozione ancora una volta puramente concettuale, ma è una capacità di vedere gli altri perché li sento. Il verbo sentire ricorre tantissimo in Capitini, cioè li sento infinitamente vicini, li sento presenti. Lui c'è il senso della presenza di ogni vita, che non è mai qualcosa di astratto, qualcosa che io posso accantonare. Allora, compassione significa sentire la compresenza. In questo lui trovava piena armonia, diciamo, con quello che è tipico del cuore della tradizione buddista. Sulle osservazioni che tu facevi, allora, dignità della realtà è un'espressione mia per dire sicuramente non la realtà è insufficiente, ma per dire due cose. Allora, primo, che c'è una realtà liberata che non è soltanto un'idea futura, ma è un seme, un nucleo centrale dell'essere già in atto, già aperto. Quindi c'è un valore della realtà liberata che è anche il fondamento della realtà di tutti. Quindi la realtà nel suo nucleo più profondo è valore, non è neutra. Infatti la realtà insufficiente è solo l'esperienza di superficie tragica, dolorosa. Lui non è mai uno che sminuisce, non è uno che, diciamo, riduce l'impatto del negativo sulla nostra vita. Lui in un certo senso ha il senso del tragico, ha il senso della perdita, ma proprio perché ha il senso del tragico riconosce che noi siamo capaci di mettere un limite al tragico e di conoscere che c'è qualcosa di più profondo e più vitale che noi possiamo attivare. Quindi volevo dire, da un lato questo, cioè la realtà liberata, la realtà di tutti, hanno questo valore. Dall'altro, questo lo ricordavo nella prospettiva attuale, Capitini non è un filosofo della virtualità. Voi sapete che noi, per via tecnologica, per via di fantasia, per via di aderenza al mercato, al capitale, cioè noi vogliamo riversare il reale concreto in mondi virtuali. Dopodiché prendiamo sul serio i mondi virtuali e perdiamo contatto, parola contatto ricorre in Capitini. Noi siamo cultori della connessione, Capitini del contatto. Noi abbiamo la connessione senza contatto, siamo digitali ma le nostre mani non riescono a carezzare, a capire, a sentire nulla, però siamo digitali, la connessione, Capitini il contatto. Allora volevo dire dignità della realtà per dire la non violenza non è un'entità virtuale, non significa costruire un mondo due perché il mondo uno è cattivo. Quanti movimenti politici di altra economia per i diritti civili ho visto perdersi nel delirio del settarismo, cioè dove tu dici io mi costruisco la piccola comunità ideale, ci facciamo una costituzione nuova, facciamo i nostri riti il mondo due, che era poi il difetto del cattolicesimo gerarchico, il mondo due, il mondo sacro staccato dal mondo uno della comune umanità. Allora volevo dire dignità del mondo reale, della realtà, per dire lui non autorizza mai la fuga nel virtuale. La non violenza non è una virtualità, una idealità, è il grado più profondo della realtà. Cioè la non violenza significa aderire alla realtà di tutte e alla realtà liberata. Non è qualcosa che separa, spezza il rapporto col reale, prefigurando un ideale bellissimo ma staccato. Ecco perché dicevo, in lui non è neppure solo questione di coerenza tra teoria e prassi, è questione di integrità. Io preferisco la parola integrità, cioè vuol dire crescono insieme. Capitini è un filosofo concreto, è un filosofo che dimostra che la filosofia autentica non è affatto astratta.
Astratto vuol dire separare e lasciare il pensiero nell'incuria, quello è astratto, la mancanza di cura per il pensiero e per l'azione. Lui è un filosofo della cura e dell'integrità, quindi in questo senso utilizzavo quell'espressione. Sulla morte e il peccato, certo, il peccato naturalmente lo rivede radicalmente. Primo, per esempio, pensate, no, allo shock culturale, non crede nella dottrina un po' ridicola del peccato originale. Per cui noi saremmo massimamente colpevoli, cioè manco siamo nati, siamo già colpevoli ereditariamente, però in fondo massimamente irresponsabili, perché se la mia natura è malvagia, fin dall'inizio c'è un peccato ereditario e poi faccio il male, non faccio altro che fare quello che è nella mia natura. Ovviamente lui questa cosa la decostruisce completamente, non intende il peccato in senso moralistico, non c'è una riga che legittimi il senso di colpa. Qui un altro autore che potremmo accostare a Capitini è Max Scheler, che ha scritto un saggio sul pentimento, dove fa proprio la differenza tra il senso di colpa e il pentimento. Senso di colpa ti ci sprofondi dentro. Nessuno cambia vita perché c'è il senso di colpa. Continui a fare quello che facevi prima, oppure ti disperi. Il pentimento è una rinascita. Cioè per la prima volta senti la sofferenza che hai creato e vedi la possibilità di agire diversamente. È la rinascita, è il riscatto di quello che era segnato dal peccato. Allora Capitini è in questa direzione che legge e la morte e il peccato, giusto dire che non è solo la morte biologica, è quella ritrarsi dalla libera giunta e dalla compresenza, per cui noi dolosamente viviamo al rovescio rispetto a quello che è la vera destinazione, no, l'autentica pienezza della nostra condizione. Quindi questo sicuramente direi che siamo d'accordo su questa osservazione. La terza, ecco, io perché insistevo sulla critica al potere, è vero che lui, no, nel potere di tutti nel 68, poi vi dicevo la categoria di onnicrazia, c'è ancora l'uso della parola potere e dicevo la parola per lui sempre negativa, la parola potenza. Allora, perché insistevo sull'idea del potere come negativo? Primo, fin qui con Capitini, perché lui stesso dice che va comunque trasformato. E se vedete in che termini va trasformato, cioè come controllo dei cittadini, come progettazione. Pensate oggi un lusso che noi non ci permettiamo, L'unico riferimento alla realtà è la crescita folle, puramente materiale, che il pianeta non regge, e l'innovazione demandata alla tecnologia, perché noi non sappiamo crescere in umanità. Il progresso ce l'aspettiamo dai computer, dalle stampanti 3D, perché noi siamo incapaci di umanizzarci. Allora ci proiettiamo sulla tecnologia, sul cosiddetto postumano. Capite? È una superstizione antichissima, non c'è niente di moderno l'innovazione. Capite? È proprio pura superstizione. Capitini trasforma l'idea di potere in termini di responsabilità, libera giunta, informazione appropriata, critica, progettazione. E quando lo diffonde non è solo un'estensione quantitativa, è veramente una trasformazione qualitativa. Allora, fin qui con Capitini, lui la utilizza la parola. L'elemento che io, nel mio piccolo, per carità, non mi paragono, però aggiungerei, no? Ecco, ci avrei due criteri per preferire, lontano in questo da Hannah Arendt, che invece dice che il potere è l'energia della cooperazione, più vicino a Michel Foucault, che invece vede nei dispositivi di potere proprio quello che ci perde e che genera la violenza, anzi la rende razionale, istituzionalizzata, che ingloba tutta la vita. Ecco, qui diciamo due elementi di differenza. Il primo è il fatto che non è detto che il potere sia il potere di qualcuno. Questo è come il vecchio utilitarismo, no? Dice l'utile è di qualcuno, cioè noi presupponiamo, c'è un presupposto umanistico, c'è un soggetto comunque che esercita potere. Per quello che vi ho detto all'inizio, in un certo senso non c'è il soggetto umano, cioè il potere è un vortice autoreferenziale che consuma innanzitutto chi si attacca al potere, chi pensa ad esercitarlo. Guardate le facce di questi leader, diciamo quelli esteri, non ci deprimiamo, non parliamo degli italiani, pensate a Trump, a Putin, a Erdogan, pensate a questi qua. E voi non vedete più lì la persona, vedete il personaggio, vedete il caso psichiatrico, cioè quello c'è il delirio di paranoia, quell'altro c'è il narcisismo, cioè umanamente non sono proprio formati umanamente. Vedete, maschere del potere. Allora chi proprio, non neppure chi lo subisce, ma chi lo esercita, lui è gestito dal potere. Quindi capite, non c'è un presupposto umanistico, diventa veramente, diceva Michel Foucault, un dispositivo.
pericolosissimo, un vortice che ti annulla. Allora ecco, forse qui Capitini, non so fino a che punto, aveva colto il pericolo di questa desoggettivizzazione del potere, per cui diventa veramente impersonale, anonimo, e anche il più potente della terra diventa un funzionario che è al servizio di quel meccanismo. Capite che è tanto più difficile, un conto l'idea della lotta di classe o la dialettica servo-padrone, cioè l'avversario ce l'ho. Allora posso dire, faccio la guerra, uso una tecnica non violenza, però siamo io e l'altro, come fosse un duello. Tu prova un po' a sconfiggerla una logica. Oggi il mercato anzitutto è una logica a cui tutti obbediscono. La geopolitica è una logica, cioè non è che ce l'hai davanti. Ecco perché la lotta di classe si dice, no, è finita, l'hanno vinta i ricchi, i poveri hanno perso la grande, le sinistre non esistono più e così via. È perché quel tipo di perversione sistemica è difficilissimo da smontare. Allora, in un certo senso c'è una maggiore complessità del potere di quella che si poteva immaginare ai tempi di Capitini. Oggi noi conosciamo meglio queste dinamiche e ne capiamo la tossicità. Non possiamo illuderci di un presupposto umanistico, cioè c'è comunque qualcuno che lo esercita. Questo è vero a metà. Dopodiché è vero che ci sono logiche che si autonomizzano. Sembra surreale, sembra una cosa da fantasmi, però è la realtà, è l'alienazione sistemica. L'altro elemento, diciamo, che è proprio secondo me un criterio di ecologia nel lessico, è che io non amo usare la stessa parola per due cose opposte. Allora, finché c'è un margine, puoi differenziarla con gli aggettivi. Dici potere giusto, potere dominativo, usi il termine, però usi aggettivi diversi. Quando proprio c'è un contrasto radicale, io personalmente, nel mio preferisco cambiare parola. Cioè non uso la stessa. Uso una, non dico potere, dico servizio, responsabilità, cura, ma non uso più quella parola lì perché mi pare compromessa. Con questo c'è una differenza lessicale. Però, precisato questo, lui dice potenza, ci siamo, cioè lui sta dicendo, allora il potere invece è l'efficacia che si sprigiona quando noi aderiamo alla compresenza. Bene, in ogni caso siamo d'accordo che Capitini propone una trasformazione radicale profondissima. In un certo senso il potere impositivo sparisce. Non è che viene mantenuto attraverso la trasformazione. L'ultima precisazione. Non è una trasformazione in continuità, tipo l'aufhebung hegeliana, no? Il cosiddetto superare, negare e conservare. Non è un'aufhebung hegeliana. Cioè non è una trasformazione che mantiene l'essenza di quello che c'era prima. È proprio una rottura radicale. Cioè il potere di tutti, non c'è niente di impositivo. Non c'è niente di arbitrario, non c'è niente di mortificante. Ecco perché io allora direi, forse sarebbe più chiaro distinguere proprio le parole, non usare la stessa parola, però è vero che in Capitini c'è questo uso. C'erano altre osservazioni? Antonino. Io ringrazio molto il professor Mancini perché stasera ha dato molto senso alla parola profezia che caratterizza Capitini sia da parte dei cattolici, dei religiosi, sia da parte della sinistra. Perché certamente Capitini è stato un profeta. Lo è stato sotto il fascismo, quando ha combattuto una lotta antifascista come pochissimi altri hanno fatto. Lo è stato anche dopo la guerra, quando ha profeticamente espresso una maniera di vivere al di fuori dei due blocchi culturali e di potere democristiano e comunista, che oggi non ci sono più, e in questo senso è stato un grande profeta. Quello che ha detto il professor Mancini stasera mi sembra che abbia attualizzato in maniera molto forte il senso della profezia di Capitini oggi, nel dopo 89, rispetto a un mondo moderno, dopo l'89, in cui ci sono delle forze che gestiscono la società in una maniera ancora più pesante di quanto immaginava lo stesso Marx. In questo senso, Capitini è un profeta, come lo è stato Gandhi rispetto alla lotta di liberazione indiana, che ha saputo vedere lontano e proporre attraverso la stessa parola, non violenza, una politica per procedere oltre questa impasse in cui era caduta la società indiana, nel caso di Gandhi, mondiale attualmente,
nel caso nostro. Poco prima, parlando, mi diceva il professor Mancini che lui tiene un corso su Gandhi e che credo sia l'unico in Italia, purtroppo, un corso universitario. Ecco, in che senso allora c'è un legame tra la profezia di Capitini e la profezia di Gandhi? C'è la parola non violenza in comune, sicuramente, ma come questa parola viene coniugata dai due nella stessa maniera? In particolare, questa parola non violenza ha un senso molto forte quando si confronta con un conflitto. In Gandhi il conflitto con l'impero britannico, in Capitini il conflitto con il fascismo e poi il conflitto con le forze culturali di potere politico, cattolico, democristiano e comunista. Quali idee propone Capitini per superare un conflitto? Oltre quella che è un'idea che è una tensione, ma non è molto precisa nella dinamica, l'aggiunta per superare una situazione difficile, è una idea, secondo me, illuminante di Capitini, ma non riesce a esprimersi in una serie di passaggi. Credo che un'integrazione fondamentale sia quella di aggiungere al discorso di Capitini profetico quello che vari non violenti in questi ultimi decenni hanno costruito, una vera e propria teoria dei conflitti. In questo senso volevo chiedere il parere del professor Mancini. Ci sono altri? C'è un'altra questione. Sì, una piccolissima o brevissima, diciamo, curiosità. È possibile costruire una società fondata sulla giustizia e la dignità, non so, umana o dignità della realtà? O in che senso dobbiamo capire questo, no? Per non in qualche modo rischiare di essere utopistico. Grazie. Posso? Mi chiedo se che relazione c'è, no, tra questo pensiero e la sua pratica e l'idea e diciamo la visione per cui glocal vuol dire che tu fai lì dove sei in un orizzonte in cui tieni conto però del contesto globale. Questo dal punto di vista del diciamo, no, dello spazio, e penso alla quantità di piccole pratiche che quotidianamente, di cui si sa poco perché non sono visibili, ma che per fortuna esistono. E l'altra cosa rispetto al tempo, il cambiamento messianico che arriverà è il contrario dell'immanente, ora faccio e mentre faccio qualcosa si cambia. C'è stato tanto anche nel comunismo, nel socialismo, verrà, no? E futura umanità era il socialismo, ma invece forse si può partire anche dal presente. Grazie. Grazie. Allora, brevemente, direi tra Gandhi e Capitini c'è una forte... C'era ancora qualcuno? Ah, prego, scusa. Grazie. È una suggestione più che una domanda. Ho avuto modo di studiare, insomma, Capitini in maniera, insomma, non completa, non esaustiva. E ho notato, dal punto di vista della storia del pensiero politico, delle somiglianze per me forti, perché io ho studiato Gobetti in particolar modo, proprio con l'idea di intransigenza e di autenticità. Non so se c'è appunto un riscontro diciamo più preciso sui testi di Capitini che non ho avuto modo di approfondire, però è qualcosa che insomma saltava all'occhio, come dire, questa la vicinanza ad un ambiente che appunto Capitini non conosce personalmente, non può conoscere personalmente, ma che si ritrova poi nel movimento liberal socialista, quindi c'è, come dire, una confluenza tra quello che è stato Gobetti negli anni 20 a Torino e quello che è stato Capitini poi, soprattutto negli anni 30, ma negli anni 40, tra Perugia, insomma, e l'ambiente appunto
del movimento liberal socialista, se c'è appunto una, sì, se è una suggestione fondata o insomma. Grazie. Grazie. Allora, dicevo, tra Gandhi e Cabedini c'è una fortissima convergenza, naturalmente è anche bello, no, compararli, nel senso che ognuno di loro esprime dall'interno delle proprie appartenenze, del proprio contesto, il rispecchiamento della via della non violenza. Ma su tantissimi punti c'è convergenza, sull'integrità, sulla non collaborazione, sull'orientamento metafisico nel senso concreto del termine. Cioè anche qui non si inizia con la politica. Gandhi dice la religione è politica, ma non c'è politica senza un'apertura religiosa, direbbe Cabedini, e Gandhi è d'accordo su questo. Quindi c'è, pensate, c'è convergenza, che loro due sono tra i pochissimi che nella riflessione si occupano della stanchezza. E Gandhi dice l'uomo non è cattivo, è stanco. Cioè se lui non c'ha, per quello teorizza il satyagraha, cioè l'adesione a una fonte di luce, di ispirazione, di verità, che poi ti dà un'energia profondamente diversa da quella della violenza per attuarla, la ahimsa. Non si parte dalla ahimsa, si parte dal satyagraha, da questa adesione. Cabedini costantemente considera la condizione di chi è stanco, di chi è morente, di chi è esausto, e è uno, oggi ci siamo arrivati a dire che la fragilità non è uno scandalo, non è un problema, è l'espressione della nostra dignità. Cabedini l'aveva colto perfettamente. Quindi c'è un'assonanza fortissima. Quello che loro, naturalmente, fatte salve le differenze di contesto, di esperienza storica, è chiaro. Pensate anche alla cultura letteraria di Cabedini, di partenza, di ispirazione, oltre che ancora prima quella tecnica che lui ha studiato, e la cultura giuridica di Gandhi. Quindi è chiaro che hanno fatto percorsi diversi, in mondi e in esperienze diverse. Ma qui si vede veramente che ciascuno di loro non è l'inventore della non violenza, è l'interprete di una via che è molto più grande di loro e che loro cercano di testimoniare. Ecco perché è giusto parlare di profezia, che non è tanto un annuncio ma è un'esistenza profetica, cui quello che tu dici viene anzitutto confermato e rispecchiato dal modo di esistere, dal percorso che fai. Anche qui, pur nella differenza qui molto forte di vicende storiche, però tutti e due hanno questa integrità che correlano di continuo il pensiero, la prassi, il sentire, il modo di essere. È vero, certo, in Cabedini soprattutto, io direi che lui era mosso dal richiamo costante nei confronti di coloro che lo ascoltavano, che lo potevano leggere, all'idea che si può andare oltre la realtà insufficiente. Quindi insisteva nel mostrare la realtà di tutti e la realtà liberata. Ecco allora perché lui non approfondisce di per sé, diciamo così, il lato diabolico della realtà, ma insiste sempre sul lato di superamento possibile, di trascendimento, non perché è banalmente ottimista, ma perché vuole rendere visibile ciò che chi aderisce solo alla realtà insufficiente puntualmente non vede. Quindi c'è un accento, diciamo, di tono, di orientamento, no? che porta a non aver elaborato una più articolata teoria dei conflitti. Però mi pare che sia lui, in fondo Gandhi stesso, che in questo aveva più pratica, riconoscono da un lato che è fondamentale la capacità dell'ascolto. E dice in un passo di Religione Aperta, Cabedini, no? Non devi solo preoccuparti della libera giunta come se fosse un'iniziativa tua che tu porti agli altri, quasi come se fosse un merito. Nella libera giunta c'è la capacità di ascolto, c'è la capacità di lasciare spazio all'iniziativa degli altri. Non c'è l'egocentrismo, non c'è l'eroismo morale in Cabedini. C'è il fatto che tu anche il meglio che fai lo fai accogliendo, ascoltando, recependo quello che viene dagli altri. Quindi superare i conflitti si può fare se c'è questa capacità di ascolto, capacità di riconoscere. Noi, pensate, per quante stagioni, con buone ragioni, abbiamo esaltato le differenze, e però ci siamo persi il legame. Cioè Cabedini teorizza la coralità, che alla lettera non trovate, se non nell'estetica musicale, non la trovate la coralità nel pensiero politico, nel pensiero etico, al massimo trovate la critica dell'universalismo, e noi insistiamo sulla differenza come se fosse una categoria innocente. Di per sé la differenza è l'identità letta in chiave comparativa, ma è sempre l'identità. La differenza senza coralità diventa anche quella fattore di rottura della compresenza. Allora lui ha sottolineato che occorre
vedere più forte, più profonda la realtà della coralità, anche proprio dentro il conflitto. Quindi libera giunta vuol dire io non identifico nessuno con la negatività che in una certa situazione può esprimere. Vedo la possibilità ulteriore, non domani, ma nel presente, nel confronto continuo che io possa avere. Quindi non ha approfondito questo, però ha approfondito, diciamo, il fatto che i conflitti li possiamo affrontare dentro un approccio comunitario. Cioè vuol dire quando ci si trova, si dialoga, si affronta insieme e non c'è quella pretesa di primeggiare che altrimenti rende insanabile fin dall'inizio qualsiasi conflitto. Quindi va sicuramente integrato, va approfondito, ma lui ci ha dato, diciamo, l'ispirazione fondamentale. Sulla domanda sulla possibilità, ecco, direi così, il compito qui a me piace la categoria della traduzione. Cioè vuol dire un'ispirazione profonda, una liberazione interiore o una rigenerazione di esistenza comunitaria non possono restare isole separate nella realtà, devono trovare traduzione. Allora, in fondo l'esperienza vitale comune ci insegna che le migliori nostre possibilità non ce le abbiamo prima, che prima le abbiamo chiarite, esercitate, poi le applichiamo alla realtà. La vita non è così. È l'altro che arriva che ti insegna l'ospitalità, è il figlio che arriva che ti insegna a essere genitore. Cioè, che voglio dire? Che il calcolo delle possibilità non lo possiamo fare prima. L'ottica della responsabilità vuol dire tu ti esponi, fai la tua parte, scoprirai che non sei il primo, che non sei il solo, e quello che tu ritenevi impossibile lo stai attraversando, lo stai varcando. E infatti nella storia dell'umanità, quando c'è stato un progresso vero, non ideologico, è stato perché si è scoperta una dimensione che nessuno prima vedeva. Allora, quando persone come Gandhi, come Capitini, come altri scoprono la non violenza non in una conferenza ma nel cuore dei conflitti o sotto il fascismo, loro stanno scoprendo una dimensione di realtà che chiunque di noi avrebbe detto impossibile, inesistente. Allora ecco, direi che la domanda sulla possibilità è una domanda dinamica. Possiamo cominciare a rispondere man mano che ci esponiamo a questo fare la nostra parte, non in sede teorica preliminare. In sede teorica preliminare arriveremo sicuramente alla banalità per cui diremmo bella la non violenza, però è necessaria la violenza quando è necessario. Cioè, diciamo, l'aspirina va bene, ma quando è più grave serve l'antibiotico. Tutti diremmo questa banalità e lì chiuderemo il discorso. Invece con Odori così il discorso parte da lì e dice: ma allora quali altre ulteriori possibilità noi possiamo percorrere nella storia? E questo si fa nell'esposizione. La libera giunta significa proprio esposizione alla vita comune, non si può in questo senso calcolare prima. La notazione su Glocal, forse anche qui in questo gioco di globale e locale, che alla fine però è diventato un po' sfittico per noi, io direi che lui ci dà una categoria più profonda proprio con la coralità. La coralità non è tanto spaziale o quantitativa, è un modo d'essere. Allora io la vivo, la traduco lì dove sto, ma questo non vuol dire che esiste solo dove sono io e fin dove io vedo. Quindi la coralità tiene dentro le differenze, tiene dentro l'alterità, ma non le assolutizza e riconosce un orizzonte, un percorso che sono comuni senza forzature. Quindi ecco, secondo me, né globale né locale. Il corale è qualcosa che ci porta più avanti, che non a caso oggi non viene visto, vedete, il locale si oppone al globale, come se i due no fossero alternative, dico almeno nell'uso politico, e questo mi pare alla fine che non ci porta molto lontano. Sul liberal-socialismo, ecco, c'è un'affinità, ma a condizione che lui trasfigura i termini. Allora, che vuol dire liberalismo? Certo non vuol dire liberismo economico, non vuol dire neppure la democrazia delle procedure, è il liberalismo di chi ha vissuto il fascismo. Cioè, di chi vuol dire il non autoritarismo, vuol dire l'opposizione al totalitarismo, in quel senso va letto. Se lo leggo come liberalismo classico non ci ritrovo Gabbidini. Socialismo lo stesso, se lo leggo come socialismo classico non ci ritrovo Gabbidini. Allora i termini vanno trasfigurati perché? Perché in lui c'è un presupposto metafisico esistenziale, cioè il riconoscimento della compresenza, dell'unità amore, della realtà liberata, che normalmente nelle teorie politiche o nelle teorie economiche tu non trovi. Allora questo dice che occorre proprio una ricerca filosofica, e dico di più, di una filosofia capace di spiritualità, se no la filosofia diventa mera tecnica argomentativa. Le filosofie analitiche, se le conoscete, sono fatte così. Te ne accorgi che sono povere di questa apertura spirituale perché dopo un po', almeno a me, t'annoiano.
cioè sembrano fatte da un ingegnere, con tutto l'affetto per gli ingegneri. Una filosofia che ha respiro spirituale, parla alla tua vita, parla alla tua libertà, parla alla tua coscienza. Allora a noi serve che quando pensiamo la politica, pensiamo l'economia, pensiamo la tecnologia, pensiamo l'educazione, come Capitini faceva, noi approfondiamo un percorso filosofico che abbia il respiro della spiritualità. E notate, e chiudo, non a caso, autori come Capitini, ma altri nel Novecento, ci hanno insegnato che anche la ricerca sull'identità umana e la ricerca su Dio, che poi sono le questioni che spesso ci prendono, no? Noi dobbiamo cercare di portarla al di là della religione e dell'ateismo convenzionali. Sembra che ci sia una terra di nessuno, che altro ci può essere oltre la religione convenzionale e l'ateismo altrettanto convenzionale. Precisamente l'esperienza spirituale puntualmente ti porta oltre la religione istituita e oltre l'ateismo che reagisce a quella religione istituita. Quindi è una ricerca aperta e in questo senso, dicevo, ci interpella oltre come collettività, come tempo storico, ci interpella come persone. Vi ringrazio per la vostra pazienza.